Ciao Fabrizio. Ciao, un bel ritorno a Radio 2 Social Club di Fabrizio Moro, e finalmente possiamo parlare di date, di tour, di concerti dal vivo. Si parlava di emozioni e... Quanti sì, microfoni ce l'hai. Devi parlare con quello lì. Noi siamo ricchi. Con questo. Con il gelato. Perché ho tanti microfoni addosso, quindi scusatemi. Lo sappiamo. Metti anche forse un auricolare, che così ci senti anche, sì. Magari, sì, se vuoi. Sì. Non ti preoccupare. Stiamo attrezzando Fabrizio Moro. Sì, l'abbiamo proprio... Com'era? Viva, ecco. Passami i componenti. Cioè, gli abbiamo dato i componenti. Bentornato. Grazie. No, è un bellissimo momento, come puoi immaginare, perché... Si torna insomma sul palco finalmente dopo... Atteso da tanto tempo, un momento atteso da tanto. Sì. Non vediamo l'ora, abbiamo già iniziato a provare e è stato un po' come rinascere. No, la prima domanda è questa, no? Visto che il tour si chiama Canzoni nella stanza, sì. Giusto? La prima domanda è questa. Quanti metri quadri è? No. Chiedo scusa. Questa è molto carina, ma io ti chiedo... Non eri stufo di fare canzoni nella stanza? Cioè, visto che siamo stati tutti relegati alle nostre case, alle nostre camere, ai nostri piccoli studi di registrazione per tanto tempo, finalmente si esce allo scoperto. Beh, invece è bello riportare quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni sul palco davanti alle persone. Ho proprio pensato a questo, no? A tutto quello che è accaduto in questi mesi in cui siamo stati chiusi in questa stanza, e sono andate tante cose, sono andate diverse canzoni, pensieri, è nato un film, come diciamo prima fuori onda, e credo che sia bello per noi artisti riportare questo spirito sul palco davanti a tutte le persone che per tanto tempo non abbiamo visto, no? Che cosa è successo in questi mesi? Sono successe tante cose. Come diceva qualcuno, dove eravamo rimasti? Siamo stati a confronto con la nostra solitudine per tanto tempo, e questo ci ha cambiati profondamente, perlomeno abbiamo cambiato profondamente. E questo cambiamento vorrei riportarlo sul palco raccontando effettivamente cosa è accaduto. Porti proprio l'arredamento della stanza, che qui c'è Radio 2 Social. Vabbè, c'è tutta questa roba, ci sarà un tappeto. Noi qualche cosina abbiamo messo, per esempio c'è un pianoforte, perché so tu che oggi sei accompagnato. Sì. Sì, c'è Claudio. Sì, vabbè, è un ragazzo che mi ha tradito, insomma, un ragazzo che suonava. Ma perché parli sempre male di lui? Perché è vero, perché Claudio Bieli. È un ragazzo che ha iniziato con me, gli tiravo veramente le noci di cocco, e poi lui... Andrea, che le noci di cocco? Questo è un musicista. Sì, i tradimenti li conosco molto bene, ma non porto rancore, assolutamente. Abbi rispetto dei musicisti, anche perché adesso li ascoltiamo dal vivo, Fabrizio Moro e Claudio Bieli. Al pianoforte, con Il senso di ogni cosa, dal vivo adesso a Radio 2 Social Club. Grazie. Allora, se mi fai troppo ridere. No, te la dedichiamo proprio a te, guarda. Ah, veramente? Ti giuro, guarda. Vabbè, grazie. Sì. Ecco, ti guarderò con Il senso di ogni cosa. Grazie. Dedicata ad Andrea Ferroni. Guarda, voglio mettere un attimo da qui. Ecco. Vediamo un po' che succede. Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi. Ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare. Ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno. La. Tu che sei il sogno più grande fra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira la dedico a te, il mio unico amore, il senso di ogni
che c'è. Che c'è. Che meraviglia, ma grazie. Fabrizio Moro dal vivo in una versione molto intima, molto bella. Che peccato che tu l'abbia dedicata a Andrea Perroni, una canzone così bella. No, perché ci vogliamo molto bene, per quello. No, una canzone veramente bella, meritava. Gliene ho dedicate diverse ad Andrea Perroni. Dopo ce le dirai, a tra poco con Fabrizio Moro ancora dal vivo con noi e con la gestualità di Luca Bullo. Vuoi fare a tra poco col gesto? Vai, vai, con gesto. Ecco, va. Tra poco. Buono. Meno male che adesso non c'è Nerù. Meno male che adesso non c'è Nerù. Sì, ma non c'è Radio 2 Social Club. C'è Radio 2 Social Club. Mondo hanno un jingle fatto dal maestro Edoardo Bennato, a Radio 2 Social Club, sì, ci possiamo vantare di questo, e ci vantiamo anche che oggi sia tornato a trovare Fabrizio Moro con le sue bellissime canzoni, con la sua musica, con un tour in partenza, canzoni nella stanza. E poi ovviamente prima parlavamo con Luca Bullo della gestualità italiana. Tu gesticoli tanto quando canti, Fabrizio? Molto, molto. Sì. Ti esprimi anche col corpo? Sì, sì, abbastanza. Ne senti le sia quando canto e quando parlo. Ah, soprattutto. Ma questo, io infatti volevo farti una domanda su questo, no? C'è un riflesso psicologico per questa cosa qui. Per esempio, io mi accorgo che gesticolo molto quando mi trovo in difficoltà. Mm-hmm. Cioè, qua, vedi, per esempio, adesso io sono una persona abbastanza chiusa, molto timida, no? Sì. E mi viene di... faccio sempre questa cosa con la mano. La parte emozionale, insomma. Sì. Sì, ci sono dei collegamenti chiaramente con la parte emozionale. Facciamo dei gesti che sono culturali, gesti che sono universali e sono quelli controllati soprattutto dall'emozione, l'amigdala che controlla la centralina. Quando siamo un po' in difficoltà ci aiuta a compensare questi buchi, questi spazi, ma anche per rasserenare il nostro corpo, no? Io per esempio, anche io come vedi gesticolo tanto a prescindere, ma quando tu usi quel tipo di gesto magari in una fase di difficoltà, non di difficoltà o di un po' di emozione, sì. Allora quello è proprio un modo per compensare quel momento con gli arti, e lo facciamo tutti fondamentalmente. Scusa, la difficoltà di un calciatore di comprendere i gesti in un'arena con 80.000, 60.000 persone e un allenatore che prova a fargli dei gesti, cioè, io credo che sia di una difficoltà enorme. Vabbè, lì devi dare delle indicazioni, ovviamente le puoi dare solo col corpo perché non ti sentirà mai. E ci sono dei codici, anche lì c'è un codice molto specifico negli sport, ogni sport ha il suo codice gestuale, se ci fai caso in tutti gli sport c'è qualcosa di fisico che viene comunicato agli sportivi, e anche per dare le indicazioni, un po' come dicevi tu Luca, sì, assolutamente. Poi ci sono i riflessi che sono quelli di comunicazione non verbale, che sono stati studiati in tutto il mondo e che sono quelli che manifestano le emozioni e sono più universali, no? Gli studi di Paul Ekman per esempio hanno dimostrato che sulla faccia, sul nostro viso, tante emozioni che sono tra le più importanti, paura, rabbia, vengono espresse allo stesso modo a prescindere dalla tua cultura, no? Sia in Giappone che in Italia le facciamo allo stesso modo e li riconosciamo perché si vedi, manifestano. Quindi no? C'è una gestualità anche involontaria in questo, esatto, caso, che è riconosciuta a livello anche dagli non italiani, diciamo. Assolutamente. Pensa che i detective dell'FBI, dei criminologi adesso utilizzano tantissimo gli esperti di body language per vedere se stai dicendo la verità oppure no, perché ci sono dei muscoli che sono involontari attivati quando dici le bugie, che non li puoi controllare. Io su questa cosa qua sono un po' scettico, perché secondo me anche le emozioni in quel momento là può farti brutti scherzi. Vero, nel senso, vero. Nel senso, la paura anche di subire un interrogatorio. Verissimo. Di subire può giocare contro è molto le... vero, infatti... Te lo dice uno che si misura la pressione 3 volte in 10 minuti, no, 10 perché minuti. La prima volta non gli piace il risultato, no, certo, poi va piano piano se la rimisura, però perché... ho vinto, hai io. Ragionissimo. L'altro giorno avevo 90 di minima, la terza volta è 74, nel senso che poi dai e dai e scende alla fine, però su quello esce. Sai, gli esperti di body language sono bravi quando riescono a scindere il momento in cui, certo, è l'emozione di, certo, paura, di tensione rispetto a quello del mentire. Ma siccome abbiamo la fortuna di avere qui con noi un grandissimo attore che è Andrea Perroni, sì, no? Facciamo un esperimento mai fatto prima in radio. No, ma perché? Fai delle espressioni, non so, arrabbiato.
Arrabbiato? Fai l'arrabbiato, per la radio soprattutto, eh? Ecco. Ma tu mi fai ridere, non si può fare. Non devi ridere, sei arrabbiato. Arrabbiato. Anche per la radio lo devo fare, anche per la radio. Arrabbiato, sì. La radio. Sì. Innamorato. Adesso quando vedi che la pressione è alta. Andatevelo. Poi dice a che serve l'avviso a radio? A vedere Perroni. Allora, io vorrei vedere adesso l'espressione di Fabrizio Moro. Se io chiedessi, sto facendo una cosa a bastardata. Ti prego, non lo fare. Allora, io c'ho, siamo amici. Non lo so se posso fare. Allora, io ho in testa una cosa. Guarda, non lo sto Fabrizio. Neanche guardando Fabrizio perché ho paura in mica di loro. Fabrizio, so. Ce l'hai un buon. No, io sentivo. Un avvocato. Allora, io sono. Con lui serve sempre. Sono innamorato del repertorio di Fabrizio. È naturale che lui quando viene qua poi c'è qualcuno che deve rompergli le scatole sui suoi classici, sui suoi master, sui successi, ci sta e sono io. Allora però c'è una canzone che si intitola Sono solo parole, che secondo me, guarda te lo dico, io spesso la canto come Califano a casa da solo. Come secondo, Califano? Sì, ragazzi. Sì. Ma ti sei fatto vedere da uno bravo? No, perché questa per me è una cosa che lui dovrebbe valutare di fare lezione con me, perché ha proprio tutta quanta la poesia, la magia. Ciao bello, lui suona sempre con te. Sì, è Napo. No, questa sei tu in questo caso. Quante le pizzi ogni sera? C'hai quel baffetto? Vabbè, questi sono affari suoi però. Possiamo provare a fare una roba. Però no, non devi ridere, che se ridi. No, ma che parte io o te? Parto io, dai. Maestro, prego. Parti te. Vediamo se ci sono di. Vai. Per lasciare il mondo fuori dalla stanza, considerare che sei la ragione per cui io vivo, e questo è un onore. Amore, cercare un equilibrio. Non devi ridere, cercare un equilibrio e di che parliamo. Vai, non ridere, vai. E fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. Ce la fa, vai! E poi lasciare che la nostalgia passi da sola. Ottimo. Questa è la e prenderti le mani e dirti ancora. Vai te. E sono solo parole. Sono solo parole. Lo vuoi sdraiare? Sono solo parole. Le nostre sono solo parole. Ma fai ritornare parole. Parole, 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 parole. E ora penso che il tempo che ho passato con te ha bruciato per sempre ogni parte di me. Tu sei stanco di tutto, io non so cosa dire. Non troviamo il motivo neanche per litigare. Siamo troppo distanti da noi. Ma le sento un po' mie, le paure che hai. Vorrei stringerti forte e dirti che non è niente. Posso solo ripeterti ancora. E sono solo parole. Sono solo parole. Sono solo parole. Questo è per lui. Le nostre sono solo. Sono solo parole. Quando si ferma tutto, quando questo. Sono solo parole. Da qui, vai. Sono solo. Sono solo parole. Bravi! Non so come ha fatto Fabrizio. Tra una risata e l'altra. Gliel'ho mattoriato pezzo, però grazie. Ragazzi, mancava solo Noemi e c'erano veramente tutti. C'erano veramente grazie tutti. Che si è prestato al suo brano a cui tiene tanto. Non solo si è prestato, gliel'ho rovinato. Non lo chiedo a Luca Vullo. Non solo si è prestato, ma era a suo agio perché non ha gesticolato. Non so se hai notato. Verissimo. Era molto vuol dire che perché ci vogliamo bene. No, perché poi quando ridi ti scarichi, capito? Quando ridi ti scarichi molto. Cominci a sentirti a tuo agio. Cos'è che ti fa ridere, Fabrizio? A parte vabbè, le cose che faccio io. Ma
paradossalmente la vita di tutti i giorni, il quotidiano, cioè, sì, le banalità, sì, le cose. Sai quelle cose che riprende spesso Carlo Verdone nei film, no? Sì, sì. Quindi i personaggi da bar, i personaggi di periferia, dove sono cresciuti, i caratteri. Esatto. Sì, cose molto semplici. Siamo molto simili. Eccoci qua a Radio 2 Social Club, Luca Vullo. Io quando leggo le cose che ti riguardano, cioè, vabbè, a parte mi fanno sorridere i tuoi titoli, che sono anche molto ironici, no? Perché sulla gestualità, un tuo libro si chiama L'Italia se gesta. Esatto. L'Italia se gesta. Quest'altro, l'ultimo, è Il corpo è docente. Ma quello che anche mi sorprende molto, oltre che far sorridere, è vedere te in tournée in Asia, non so, in Vietnam, in Malesia, sul palco. Io vorrei capire come mai che le persone nel mondo sono così interessate alla gestualità italiana che tu porti nel mondo. Sono molto affascinate di questa nostra attitudine a utilizzare il corpo per comunicare, e soprattutto quando scoprono che non è solo folklore, stereotipo, e il fatto che siamo Latin lover o mediterranei, eccetera, ma che c'è dietro una storia, quindi una cultura. Loro a quel punto diventano matti, perché dicono: no, voglio impararla. E soprattutto se si può utilizzare, quindi se posso imparare la gestualità per comunicare con gli italiani, allora la voglio imparare. Quindi pensa che in Vietnam siamo arrivati lì, abbiamo fatto lo spettacolo in italiano per tutti i vietnamiti, erano solo vietnamiti quasi, e i sottotitoli in vietnamita fatti dall'università, quindi io facevo le battute, ridevano dopo tre quarti d'ora, ma va bene, però lo volevano sentire in lingua madre e abbinare la fisicità alla lingua, che in effetti ha un altro effetto. Se lo dovessi fare in inglese lo faccio abbastanza bene, perché l'ho fatto per 10 anni, però non è la stessa fisicità di quando parlo in italiano. Ma tu poi la insegni nelle università, sì. Collabori con la Bocconi, con quante altre... Tantissime università, dagli Stati Uniti, da Los Angeles a Tokyo. Come si fa a fare questa cosa? Perché a me piacerebbe, per esempio, cioè andare lì... A te piacerebbe cosa? Collaborare, lascia fa. Collaborare con le università. Sì. A te? Ti piacerebbe? Sì, vado là tipo a parlare di comunicazione, sai? No, ci sono le imprese di pulizia, pure le università bisogna pulirle. Nobilissimo, secondo me, però io andrei là a parlare di comunicazione, di comicità, capito? Cioè, come si fa? Ne parliamo, se vuoi ne parliamo. Comunque, in genere... Sono 12 anni che sto qua, magari in diversivo. Non sarebbe. Ma io invece ho fatto il contrario, ho fatto per 10 anni in giro per il mondo, adesso sono tornato qua, quindi ci invertiamo se vuoi. Sì. Comunque, di certo i dipartimenti di italianistica sono stati quelli dove ho lavorato di più, insieme agli istituti di cultura italiana, le ambasciate, i consolati, che mi hanno invitato a rappresentare l'Italia durante la settimana della lingua italiana nel mondo, che si fa ogni anno, è organizzato dall'Accademia della Crusca. Vabbè, abbiamo un personaggione oggi, ragazzi. Ma non è che a Radio 2 Social Club si vola alto anche con la musica di Fabrizio Moro. Oggi non ti salvi, prima Perroni ti ha fatto la richiesta con Sono solo parole, ma adesso c'è un'altra richiesta, che è quella di farci ascoltare Portami via. Perché non le facciamo tutte così? Io mi stavo divertendo un casino. Sì, tutte con Califano? Beh, guarda, io ti dico una cosa. Noi siamo felicissimi che tu dica questo, perché questo è proprio lo spirito del Social Club. E questo palco che è rimasto aperto, come spesso ricordiamo, vuole proprio che accada questo, quindi grazie per affrontarla con questo spirito. Sì, ma sempre fino a un certo punto, cioè nel senso, voglio adesso, dire adesso comunque non ti salvi, devi cantare adesso, quindi. Sì, io canto, però poi facciamolo un'altra così, dopo la facciamo. Allora, portami via, Fabrizio Moro, dal vivo a Radio 2 Social Club.